Questo cartello si trova proprio all'ingresso di Fregene ed avverte tutti i visitatori che stanno entrando in una località sottoposta a videosorveglianza. Ecco, questa è via Porto Recanati, ne ha parlato anche qui Fregene, sempre più persone postano foto anche su Facebook, è una discarica. Però torniamo al discorso di prima, che senso ha mettere un cartello di videosorveglianza quando non c'è questo servizio, non è disponibile? È una presa in giro, quindi chiunque viene qua, poi io penso che si ammazza anche dalle risate, no? Leggendo il cartello e dicendo ma questi sono scemi, cioè mettono un cartello e non hanno neanche una telecamera. Io l'altro giorno ho beccato uno che gettava dei sacchi, ho preso, l'ho videosorvegliato, cioè l'ho fotografato e ho portato la targa ai carabinieri e è scattata la relativa denuncia. Quindi se non ci sono le telecamere, ma tutti quanti noi abbiamo il telefonino, possiamo diventare noi, possiamo offrire noi un servizio di videosorveglianza. Io questa è una cosa che ho proposto a tante persone e mi hanno detto, mi hanno risposto così. Guarda, io ho beccato gente che gettava calcinacci e volevo fare la foto, non l'ho fatto perché avevo paura che memeravano, proprio di ripercussioni. Perché certi sono dei bestioni, sono grossi. È gente, insomma, che chi fa questo lavoro c'ha pure un certo fisico. Io gli ho risposto, benissimo, facciamo una cosa. La prossima volta che ti capita un'occasione del genere, in cui vedi qualcuno che fa qualcosa del genere, tu lo videosorvegli, cioè fai foto, video, tutto quello che riesci a fare, e lo mandi a redazione @radiofrangene.it. Quindi non è vero che multare una persona serve a poco, noi possiamo multare tantissime persone. Dobbiamo diventare noi sentinelle della strada. Siamo armati di telefonini, camminiamo, andiamo in bicicletta, passeggiamo con il cane, in qualche modo possiamo offrire un servizio e offrire un servizio anche alle forze dell'ordine che da sole non ce la fanno. Questa persona qua, questa gente che butta questa roba, è gente impunita, ma è gente che si ammazza dalle risate perché sa che noi, tanto la sera siamo a casa, non ci sono telecamere, e cosa fanno loro? Vengono qui e buttano la spazzatura. Quindi non ci saranno mai queste telecamere, non ci sarà mai questo servizio. Ma avete visto che succede? Le telecamere risolvono anche casi giudiziari. Quando accade un reato, un omicidio, uno scippo, un incidente stradale, qualsiasi cosa, sono proprio le telecamere a fornire delle prove schiaccianti. Noi abbiamo il cartello, ma non abbiamo le telecamere. Quindi se noi continuiamo a dire queste bugie, a mentire a noi stessi, è normale che diventiamo un luogo, no? È normale che nascono queste discariche. Quindi credo che il primo passo da fare è questo: togliere quel cartello, sostituirlo immediatamente con un altro che dica: attenzione, in questo territorio vive una popolazione che è armata di smartphone e saremo noi a controllare il territorio. Questo sarebbe più giusto dire e sarebbe anche giusto che lo facessimo. Quindi che andiamo in giro, come becchiamo qualcuno, senza esporci troppo, mandate materiale a redazione @radiofrangene. Quindi qualcosa si può fare. Io una persona l'ho denunciata. Se tutti quanti facessimo la stessa cosa, sarebbero 2, 3, 4, 5, 6, 7, chissà. Qualcosa potremmo fare. Però questa è la videosorveglianza che noi possiamo offrire senza che nessuno ci metta dei soldi, senza che l'amministrazione comunale stanzi i fondi e l'installazione. Siamo noi, abbiamo i telefonini, facciamolo noi questo servizio, possiamo farlo. Quindi togliamo quel cartello immediatamente, sostituiamolo con, attenzione, stiamo entrando in un territorio dove la popolazione è armata di telefonino e vi teniamo d'occhio. Quindi rispettate il nostro territorio.